Il borgo medievale di Toiano si trova in provincia di Pisa, tra i corsi dei torrenti Chiecinella e Del Roglio, principale affluente del fiume Era. Meta preferita di turisti, fotografi e cacciatori del paranormale che vi trovano tutto ciò che cercano, pare infatti che qui si manifestino eventi misteriosi. Toiano nasce in un periodo imprecisato dell'Alto Medioevo e i suoi abitanti non superarono mai le 500 unità. Il borgo iniziò a spopolarsi all'incirca negli anni 60 durante il boom economico, fino quasi al completo abbandono. Oggi in realtà ancora qualcuno vi abita. Per lo più si tratta di persone anziane, affezionate al posto e che non hanno intenzione di lasciarlo, oppure di turisti che hanno acquistato e ristrutturato abitazioni da utilizzare occasionalmente come case vacanza, ma la maggior parte delle abitazioni è in totale degrado. Eppure il borgo arroccato su una collina si erge fra le magnifiche terre toscane, a pochi chilometri da Volterra, sul territorio di Palaia, ed è straordinario e suggestivo il panorama che si può ammirare da questo luogo. Nonostante Toiano non sia ubicato in una posizione strategica, i domini lucchese, fiorentino e pisano se lo contesero per secoli. Dopo un periodo di splendore, verso la metà dell'Ottocento, iniziò il declino e il borgo lentamente si svuotò. Gli abitanti decisero di trasferirsi, anche a causa del disagio per potersi spostare verso le vicine località, visto che vi è una sola strada che conduce a Toiano ed è spesso soggetta a frane e smottamenti che di sovente isolano il paese dal resto del mondo per settimane. A Toiano si accede tramite un ponte. Il borgo si sviluppa poi attorno ad un'unica via principale lunga 50 metri. In paese vi è anche una chiesa sconsacrata dedicata a San Giovanni Battista, risalente all'XI secolo, oggi non più visitabile. E poco lontano dalla chiesa si trova l'antico cimitero. Il borgo di Toiano fu anche teatro di una tragica vicenda. Nel 1947 fu uccisa Elvira Orlandini, di 22 anni, che era in procinto di sposarsi, chiamata da tutti la Bella Elvira. Era il giorno della processione del Corpus Domini, quando in un bosco vicino al paese venne rinvenuto, da alcuni parenti che non la videro rincasare, il corpo della giovane seminuda, senza gli indumenti intimi mai più ritrovati, come il coltello affilatissimo che le aveva squarciato la gola. Elvira si era recata ad una fonte per attingere acqua al Botro della Lupa, un bosco vicino a Toiano. L'omicidio ebbe risonanza mediatica in tutta Italia, anche a causa dell'efferatezza con cui era stato commesso. La povera giovane era stata uccisa con un violento fendente alla gola. Ma nonostante diversi sospetti e l'arresto del fidanzato Ugo Ancillotti, poi processato a Firenze scagionato, il colpevole non fu mai assicurato alla giustizia. Una lapide è stata posta nel luogo del ritrovamento del cadavere, in memoria della giovane Elvira Orlandini. Leggenda vuole che il fantasma della giovane si aggiri ancora senza pace nei boschi del Botro della Lupa, dove molti asseriscono di averlo veduto. Attraverso il racconto della signora Maria Teresa Carriaggio, che ha vissuto nel borgo la sua giovinezza, capiremo di più su quella che era la vita a Toiano e i motivi del seguente abbandono. Vi lascio al brano, che è tratto dal canale di Michele Lezza. Peccato che questo mondo ora sia rappresentato da tre muri cadenti. Quando si arrivava a Toiano, la prima cosa che ci accoglieva era il profumo del pane o delle schiacciate appena uscite dal forno. Ed era, devo dire, una grande emozione. Ora Toiano è completamente abbandonata. Si sta lottando tutti quanti perché ci sia un recupero e speriamo di farcela. Comunque, la cosa importante è che nel 47, praticamente col grosso fatto dell'Elvira Orlandini, Toiano si spopolò. La gente era stanca di vivere nelle case lontane dal centro, senza l'acqua, senza la luce, e quando succedeva le notti di tempesta che il medico veniva chiamato da Palaia, arrivava con calesse e si immagina il disagio, la sofferenza di chi vedeva soffrire le persone che praticamente aspettavano questo medico che doveva arrivare da tanto lontano. È chiaro che quando poi si sono cominciati a aprire delle prospettive di lavoro nelle fabbriche, vedi la Piaggio con la Vespa,
la gente è abbandonata, è andata alla ricerca del lavandino, dell'acqua corrente, della luce, di tutti quei comfort che sono caratteristici della vita moderna. Forse fu questo, forse furono tante altre ragioni, o forse un destino a cui Toiano necessariamente andava incontro. Fatto sta che questo paese è stato abbandonato sia dalla società svizzera che da pochi abitanti rimasti, tranne qualcuno che con coraggio ha mantenuto la proprietà. I problemi attuali sono gravi e importanti. Prima di tutto dobbiamo portare l'acqua, perché senza l'acqua non c'è vita. Questo unico abitante che riesce a sopravvivere ci se la va a prendere al pozzo, però ci sono tante case che forse vorrebbero essere comprate, ma senza l'acqua i muratori non possono fare i lavori. Insomma, l'acqua ci vuole.